Grazie Eccellenza. È un tema sicuramente complesso su cui intervenire, è un tema su cui mi rendo conto forse di non avere la preparazione che, anzi sono certo di non avere la preparazione che ho sentito da altri consiglieri, tra cui più di tutti il consigliere Farinelli che conosce bene l'argomento e probabilmente neanche una sensibilità necessaria e un vissuto per affrontare un dibattito di questo genere con una piena coscienza di quello che stiamo affrontando. Nonostante questo cercherò e ritengo comunque utile o quantomeno possa servire qualche spunto al Parlamento, scusate al Consiglio Grande Generale, per poter ragionare su un tema che non è un tema politico, che non è un tema di partiti, non è un tema di maggioranza e opposizione. La dimostrazione sono state le relazioni che non sono state né di maggioranza né di opposizione, ma è un tema che tocca prima di tutto le coscienze e che vede all'interno anche delle forze politiche sensibilità e posizioni, dico anche giustamente forse diverse, ma proprio perché è un tema che deve essere affrontato secondo le proprie coscienze e nel massimo rispetto di tutte le diversità. Io ho sentito interventi molto diversi oggi, sia da chi è più progressista a chi è più conservatore, e ho trovato degli spunti interessanti in ogni posizione che è stata data, perché penso che la verità su un tema come questo non esista, ma esistono opinioni che legittimamente possono essere diverse, e penso che avere opinioni diverse sia un grosso valore aggiunto, la possibilità di esprimerle ancora di più, ma il dovere comunque di attuare quella che è la volontà popolare penso che sia un atto di rispetto nei confronti della cittadinanza che si è espressa. Facendo questa premessa vorrei fare una considerazione. È un tema su cui in tante occasioni, io sono in consiglio ormai da 10 anni, in tante occasioni si è parlato di aborto. Nella legislatura, la prima legislatura che ho fatto, quella del 2012, furono portate delle istanze da Rengo che portarono a un grosso dibattito sul tema. Poi nella scorsa legislatura il tema non venne affrontato. È stato portato un referendum all'attenzione della cittadinanza, forse sarò un po' malizioso, c'erano anche degli intenti politici nel voler portare avanti quel referendum, ma penso che sia stato giusto portare un tema così difficile da affrontare all'attenzione della cittadinanza, come credo che però sia giusto dare risposta positiva rispetto a quello che è stata l'indicazione data dalla cittadinanza. E con questo non vuole dire che io voterò favorevolmente, perché nel rispetto di quella che è la posizione del mio partito personalmente non prenderò parte alla votazione finale. Ma credo però che questo tema debba essere affrontato con una sensibilità, cercando di capire quali sono le regioni che hanno portato a questo progetto di legge e su quali miglioramenti sono stati fatti all'interno del testo approvato in commissione. Io vorrei fare un ragionamento che è questo, il tempo è poco e ci proverò. Stiamo parlando di un fenomeno che quantomeno giuridicamente a San Marino è sempre esistito, o quantomeno negli ultimi decenni, l'hanno detto in tanti consiglieri, l'aborto purtroppo è un fenomeno che è stato fatto, non veniva fatto a San Marino ma veniva fatto nel territorio italiano, ma di fatto è sempre stato accettato. Avevamo 2 articoli del codice penale, 153 e 154, che di fatto non sono mai stati applicati. Io non ho mai letto una sentenza su questo tema, probabilmente ci sono state in passato ma non le conosco, ma io credo che siano 2 reati che di fatto erano stati abrogati implicitamente perché mai utilizzati. Era quindi un fenomeno reale su cui però non si è mai voluto mettere mano. A fronte del referendum c'è questo intervento. Io personalmente, e ripeto la mia considerazione personale, credo che l'aborto sia una cosa che vada evitata. L'aborto in qualsiasi caso è una sconfitta per l'intera società. Penso che qualsiasi intervento si possa mettere in campo per cercare di arrivare a quella decisione vada fatto. Penso che gli interventi che sono stati messi in campo con la legge, in sede di commissione, possano portare dei contributi sotto questo aspetto, ma non mi sento neanche di ritenere giusta condannare una persona che si sente di fare un atto del genere. La depenalizzazione quindi è una scelta che il corpo elettorale ha ritenuto corretta. Dietro una scelta difficile come quella dell'aborto
penso che ci siano sentimenti da parte della persona che deve assumere quella decisione, per cui io credo che la posizione che è stata tenuta all'interno della Commissione da parte della Democrazia Cristiana sia stata una posizione assolutamente coerente con quello che era stato detto in campagna elettorale, della propria contrarietà, ma nonostante questo ha cercato di fornire un contributo per migliorare il testo che è uscito. Per cui io credo che anche rispetto a un tema che è stato dibattuto, che era quello del consultorio obbligatorio facoltativo, la proposta che è arrivata alla Democrazia Cristiana, la formulazione dell'articolo 4 che prevedono un passaggio in consultorio, sia un miglioramento rispetto al testo della prima lettura. Sono curioso di vedere come avverrà il dibattito all'interno in Consiglio sui vari emendamenti per cercare di capire a quale risultato si arriverà. Credo comunque in ogni caso che questa occasione sia un'occasione di ampio confronto all'interno dell'Aula e sicuramente un momento importante, perché sui temi dei diritti civili era una legge sicuramente che aspettava da tempo una risposta. Grazie consigliere.